Salvatore Raul, presidente dell'Associazione La Bottega del Possibile, un'associazione nata nel 1994 per promuovere la cultura della domiciliarità. Nel 2016 abbiamo attivato un tavolo di partecipazione coinvolgendo i diversi attori della comunità del distretto sanitario di Orbassano e al fine di provare a sperimentare un nuovo modello del prendersi cura delle persone anziane di quel territorio, mettendo in campo appunto nuovi percorsi e luoghi di cura, indicando e favorendo gli operatori affinché potessero promuovere il loro prendersi cura al fine di accompagnare le persone, poterle coinvolgere e valorizzare le risorse che ancora posseggono. Il progetto ci ha consentito di coinvolgere 600 anziani, di realizzare oltre 500 visite domiciliari, di coinvolgere attivamente oltre 350 anziani nel tempo e favorendo di un prendersi cura attraverso la valorizzazione delle competenze e delle risorse che ancora dispongono le persone, nonché mettendo in campo tutte le risorse di quella comunità. Il risultato è stato più che soddisfacente, in quanto abbiamo messo in campo proprio un modello di welfare di iniziativa. Abbiamo realizzato un modello di integrazione forte che va oltre al socio sanitario. Abbiamo restituito innanzitutto una fotografia reale della condizione della popolazione anziana, abbiamo sviluppato un vero e proprio lavoro sociale di comunità e la valorizzazione dei luoghi di prossimità al fine proprio di coinvolgere e favorire la partecipazione dei cittadini, tant'è che nell'emergenza Covid c'è stata una straordinaria capacità di quella comunità ad attivare del volontariato civico nuovo, tant'è che si sono raggiunti 180 volontari che hanno saputo aiutare l'amministrazione comunale nel gestire quell'emergenza. Nei confronti ora di quel volontariato, l'impegno è trasformarlo in un capitale sociale stabile e su questo chiediamo l'aiuto e il supporto delle risorse di quella comunità.